Allora, Mauro Coruzzi, in arte platinetto, sono felicissima di darti il benvenuto qui ad Iride. Grazie molte, Irene. Tu tieni a battesimo i miei debutti, questa è la nostra prima puntata. Speriamo parti bene. Così come con te ho debuttato nell'intrattenimento, ricordi Bisturi? Come no, lo ricordo credo anche il pubblico, perché è una trasmissione così densa di spunti e di polemiche per il telespettatore. Polemiche ne suscito tante. Oggi noi stiamo parlando di Uomo Vanesi, abbiamo parlato tanto di chirurgia estetica questa sera. Beh, qualche anno fa quella trasmissione fece scandalo perché ragionava del fatto se una persona comune aveva o no il diritto di accedere a questo tipo di interventi. Non siamo sempre stati d'accordo su questo, vero? Paradossalmente tu eri molto più avanti di me dal punto di vista della permissività, insomma della liberalità del poterlo fare, mentre io ho qualche dubbio, e si vede, il dubbio ce l'ho addosso. Però vedi, tu sei proprio l'icona della trasgressione, la produzione ci aveva messo insieme perché immaginava che io fossi l'icona del rigore, allora come queste apparenze ingannano, non solo ingannano, altro che sono... Io credo di essere, adesso non ne ho la certezza, ma insomma dopo qualche anno di esperienza televisiva, una persona fortemente conservatrice, e questo credo che non cozzi contro scelte personali, di vita, di stile, che possono essere... apparire anche poco conformi alle regole, ma assicuro che se c'è una persona che ha un profondo rispetto del senso della tradizione sono io. Non ho una famiglia, non ce l'avrò mai, questo non significa lottare contro la società e non volerla così com'è, con le sue regole, anche forse quelle che appaiono un po' datate, ma che invece secondo me sono sintomatiche di un vivere bene. Io adoro, nella mia testa, anche per formazione personale, diciamo culturale, tutta quella letteratura sulla borghesia degli anni 60, dove le donne stavano, le donne agiate, insomma, di un certo livello, stavano in cabina, me le immagino con un twin set di cashmere, un verde un po' smorto, col filino di perle, sapendo che magari il marito in ufficio non era da solo, ma era spesso con la segretaria, lo ripagavano con un idraulico che arrivava all'improvviso. Quella meravigliosa ipocrisia, perché io tale la definisco, di non dirsi nulla, ma di fare ciascuno in fondo la propria vita. Ecco, io sono un po' così. Sono quella signora borghese degli anni 60. Ti piace questo tipo di stabilità? Ma sai che io credo che non sia tanto da buttare come approccio alle vite. Non sempre bisogna dirsi tutto, non bisogna mentire. No, quello sarebbe... Però si può anche sorvolare, ecco, la pratica del sorvolare. Tu sei un bel emblema vivente, perché in realtà tu manifesti all'esterno una personalità chiassosa. Non che non ci sia, Iper sopra le righe, che sicuramente fa parte di te. E poi... Non ci dici sempre, solo da un po' hai incominciato ad avere più confidenze e ci racconti a noi umani che siamo al di fuori del tuo mondo. Un'altra parte. Ecco, quella parte che ti è venuta per te. Quella fu un'intuizione di Maurizio, di Costanzo, non so se geniale o casuale o voluta e pensata o invece soltanto istintiva, di dire provi un po' a smascherarsi, perché lui pensava che io soffrissi un po' nei panni della Subrecht, o forse pensava a un colpo di teatro, tutte conoscendo il suo amore per... Conoscendolo, secondo me, tutte le cose insieme, un po' ti voleva un po' voleva far su. E un po' mi voleva male. In questo però ha fatto un'operazione per me psicologicamente molto utile, un riavvicinamento a me stesso e quindi alla capacità di accettarmi senza dover fare tutte le volte i conti, oddio cosa penseranno di me. Perché chi come me nel mestiere dell'apparenza, del travestimento, ha molto esagerato, lo ha fatto soltanto per avere un consenso, per cercare il consenso a tutti i costi, per essere ben voluto, quello che pensavo di non avere nella vita reale, nella vita normale. Adesso che ho un po' più di dimestichezza col cambio di identità, posso usare l'uno o l'altra alla stessa maniera e avere dei riscontri mediamente rasserenati sul fatto che, insomma, non sono proprio da buttare via, cosa che io ho sempre creduto, non avendo un grande amore per me stesso, e il fisico lo dimostra chiaramente. Beh, con questo sei sicuramente più libero. Sì, sono più libero e più
più sereno. Ho ancora la percezione che il problema delle persone nella mia condizione, che è una condizione di doppia disabilità data da un fisico che non è quello che vorremmo, ma è quello che ci meritiamo. E al tempo stesso ci meritiamo questo, che io so che se Mauro e Bacchettone, Platinette Libertine e Mauro e Bacchettone, è un po' Bacchettone, nel senso che insomma, capisco che se io continuo a vivere così tutti i rischi collegati alle patologie che derivano dalla mia fisicità prima o poi presenteranno il famoso conto. Non è che non l'abbiano presentato fino ad ora, ma quando lo presenteranno sul serio, fino in fondo, con la cifra definitiva, la cifra sarà una di quelle salate da pagare. Bisogna, no? Volersi un po' bene, eh. Io odio l'idea di volermi bene, non c'è niente in me che mi piaccia se non una piccolissima parte che è la capacità di rispondere alle provocazioni, è l'unica cosa di me che mi piace. Difatti, quando è capitato nella mia storia personale di avere delle relazioni, diciamo, affettive profonde, ho sempre pensato che le persone che si interessavano a me come Mauro fossero degli psicopatici, dei matti, che prima o poi mi avrebbero rivelato un aspetto per me insopportabile, perché dicevo, ma come fai ad amare di me qualcosa che io odio di me? No? Cioè, sì, mi ami ma non hai gusto, insomma. Cioè, esatto, no? Con tutto il corollario, poi del risolverlo con l'ironia, non so se pensi a una possibile postura in determinati orari della notte in cui le persone si avvicinano, io col terrore che i letti catapultino per il peso, cose del genere. Senti, ma come, a questo punto te lo devo proprio chiedere, il tuo uomo ideale? Intanto non è un uomo, nel senso che purtroppo ho fatto una distinzione molto schizofrenica in questo senso, nel senso è un po' forte da dire, devo trovare il modo giusto, ci sto riflettendo un attimo. Gli uomini sono una meravigliosa pratica. Deve però quella pratica durare il meno possibile, avere il meno possibile in contenuti e parole, generalmente gli uomini quando aprono bocca sono una delusione profonda, assolvono a un ruolo e una volta finito quel ruolo, ciao. Preferisco vedere donne, sono, credo, fortemente innamorato, non per una questione meramente di orientamento sessuale, ma perché con le donne mi trovo meglio, ho più argomenti in comune, non sono quelli stupidi o presunti tali da parrucchiere. Delle donne mi interessa la complessità, degli uomini odio quella semplicità che ha 2/3 argomenti basici, quella voglia di fare compagnia che io detesto, mentre mi piace la complicità che gli uomini sembrano non avere, anzi non hanno, mentre le donne, che possono essere anche tra loro competitive, fortemente competitive, poi invece in certe situazioni si comprendono con molta più velocità. È più facile parlare dei propri disagi con una donna. Oh, questo è un argomento che mi piace, perché quando sento parlare di solidarietà femminile a me viene la noia, subito. Perché è un tipico modo maschile di approcciare il problema. Le donne invece sanno essere complici, non solidali. Beh, esatto, questo mi piace molto. Cioè, puoi avere anche di fronte la peggiore delle nemiche e tale si rivelerà prima o poi nella vita, magari in una situazione inaspettata, professionale, non so cosa, ma se ti devi organizzare, ad esempio su, non so, io dico, mi piace molto il termine, se ti devi organizzare per fare una burla a un uomo che te ne ha fatta una insopportabile. Dai, raccontami una volta che ne hai fatta una. No. Dai, per piacere. No, ne ho fatta una troppo grossa. Fa niente, la racconti lo stesso, non diciamo i nomi. E sarà difficile non dire no. Allora, a un certo punto Maurizio Costanzo, che è il mio referente tuttora dopo una dozzina d'anni di questo lavoro, mi disse, ma perché non prova a scrivere un libro sulla sua vita? Guarda che non sono ancora morto, le autobiografie le lasciamo a quelli che arrivano dopo. No, ma fino adesso sarebbe interessante per il pubblico. Allora io ho concordato che fosse un autore vicino a me che scrivesse esattamente come io gli dettavo di scrivere, io non avevo nessuna voglia di scrivere, volevo però che si usasse quel linguaggio che è mio, certo, e non di altri. E a un certo punto racconto in questa storia, e lì è lo scherzo tremendo, che ho organizzato con una segretaria di edizione, la complice, per cercare di far uscire allo scoperto quello che al momento era l'uomo del,
Il tuo fidanzato di allora. Non per fidanzato, vabbè, la parola. Vabbè, insomma, il tuo amico. Il mio amichetto, diciamo. Dando tutte le indicazioni per farlo riconoscere, senza però, ovviamente, le dire il nome. Insomma, riveli in questo libro, dai elementi per identificare, sì, il tuo amichetto di allora. E questo è stato chiaramente uno scherzo di cattivissimo gusto del quale mi sono pentito, intanto che ha generato la fine della storia. Perché lui si è sentito scoperto, non tanto lui, quanto chi lavorava con lui. Diciamo una struttura ospedaliera, lavorando in una struttura ospedaliera molto grande. Insomma, in amore non si fanno nomi. No, e soprattutto non si devono fare scherzi vendicativi di questo livello. Però io volevo capire fino a che punto quest'uomo, molto velato nella vita, fosse in grado di seguire la strada, il suo desiderio, quello che con me spacciava come prioritario rispetto a tutto il resto, o se invece per lui non fosse prioritario il lavoro e il mantenimento di questa identità non ben definita, cioè, no? La normalità che si prende i suoi spazi e lascia spazio poi alla io capisco che tu ci volevi. Sono molte persone che fanno la doppia vita e non le giudico, anzi posso anche apprezzarle. Io in quel momento volevo la garanzia, il timbro, che io sono per te più importante dell'immagine che hai consegnato al mondo. Questo è molto femminile. Questo sì, questo è bello, ma io penso di sì, questo volere con forza era al primo posto. Desiderio, mi rendo conto, forse eccessivo, ma perché? Perché dovevo fare? Perché non mi sono accontentato? Questo è il risultato, che lui ha appena capito che si trattava di lui, è andato fuori. Questo tratto tuo è anche una grande, come dire, fragilità interiore che ti rende molto vicino ai ragazzi. Io ti ho seguito, come tantissimi di noi, in tante tue apparizioni, apparecchiato come platinette, a solidarizzare in realtà in televisione col ragazzo più debole contro quello che magari gli dà sulla voce. Guarda, io non so se è una forma di regressione, nel senso che man mano che procedo con gli anni divento sempre più bambino invece. Però, avendo io un'identità televisiva come dell'attaccabrighe, dell'aggressivo a tutti i costi, rivendico invece non solo la volontà ma anche la necessità di rispondere alle provocazioni in maniera altrettanto forte, come successe una volta ad Amici, quando una signora accusò un ragazzo di essere un mezzo uomo, forse non avrò voluto... Non avrò voluto intendere quello che io ho inteso, ma a me è arrivato quello, perché è chiaro che io sono sulle difensive, avendo in passato già subito anche troppo, e non voglio più subire. E quindi hai ragione, per me c'è un transfer immediato in quello lì, che viene accusato di qualcosa, non solo ingiustamente, ma in maniera del tutto inopportuna. Per cui perché non reagire? Distinto, subito, senza mezzi termini, mi rendo conto anche con molte ineleganze, con qualche volgarità, ma meglio qualche inesattezza e qualche volgarità piuttosto che l'indifferenza che molti che fanno la televisione usano come uno strumento per restarci in televisione. Io se vado anche fuori dalla televisione non ho nessuna paura, non cerco mai nessuno, quando lavoro perché mi chiamano. E quindi io sono contento così, devo rendere conto solo di una personalità complicata a me stesso quando vado a letto abbracciando il cane Diego, perché io dormo con un cane di pezza. Oh, evviva Diego, evviva anche Mauro, questa tua grande libertà. Va bene, grazie, grazie di essere stato te, con noi questa sera. Bocca al lupo per questa nuova avventura. Anche questo programma lo puoi rivedere quando e dove vuoi su Odeon Web, la web TV.